Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Come ogni lunedì arriva il video della settimana e quindi come ogni lunedì vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità dei titoli che seguiamo. Era un po' che non facevo un video su One Showdown, in realtà ci sono sempre video di patch e mai video di gameplay, chissà come mai. Questo è perché sono scarsissimo, ma comunque... Appurato questo semplicissimo fatto, parliamo della roadmap. Roadmap che è stata aggiornata esattamente il 25 febbraio. Oggi è lunedì, e quindi è stata aggiornata qualche giorno fa. In realtà io sto registrando il video il 27 e quindi c'è qualche scarto di giorno, ma spero di esservi utile o comunque di portarvi delle novità per quanto riguarda l'aggiornamento che c'è stato sul sito della roadmap, e quindi vediamo un attimino quello che porteranno con la versione, con l'update 1.3 e quello che in realtà porteranno successivamente, che è quello che in realtà ci interessa molto 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 di più. Come ben possiamo vedere, dall'update 1.3 verranno inserite, come sempre, in realtà non è una patch che sarà distintiva in tutto l'arco di Un Showdown, ma comunque porterà alcune piccole novità. Sicuramente porteranno nuove legendary weapon, quindi nuove armi leggendarie, sicuramente porteranno nuove varianti di armi, perché quelle sono state praticamente sempre introdotte a parte in patch obbligatorie di ottimizzazione. Ci sarà un automat rework, quindi plausibilmente verrà cambiato l'automat, nuovi tratti e ovviamente verranno implementati nuove funzionalità per quanto riguarda sia le lobby che comunque vari effetti di sparo, comunque effetti grafici vari ed eventuali che a sostanza del gioco non servono assolutamente a nulla. Ci saranno nuove varianti e questo potrebbe essere qualcosa di carino per quanto riguardano i mob esistenti attualmente, e ci saranno ovviamente anche nuove Legendary Hunter. Quello che questa patch introduce e che ancora in realtà non hanno detto, ma potrebbe, e qui la butto lì, ma dobbiamo aspettare comunque la live, ma potrebbe una nuova variante di tempo. Era stato introdotto per tutti coloro che sono nuovi ovviamente a questo gioco, quindi parlo dei ragazzi di PS4 e Xbox, ma quelli di PC in realtà lo sanno già, era già stato introdotto durante una live la possibilità di avere il tempo piovoso. Era stato in realtà preso per il culo durante quella live il tipo che lo spiegava, perché parlava di tempo piovoso e nebbia, la fog, come diceva la foc, come diceva il tipo, e quindi si prendeva abbastanza per il culo. Ma questo progetto era stato, credo, messo da parte perché il problema con la pioggia è che copriva letteralmente tutti i rumori, ed essendo che questo è un gioco basato sul suono, era molto complicato rendere la pioggia buona per questo titolo. Magari l'hanno reintrodotta, visto che la notte ce l'abbiamo, la nebbia ce l'abbiamo, il sole ce l'abbiamo, ci manca letteralmente solo e esclusivamente la pioggia. Verranno poi introdotti ovviamente anche i server giapponesi, a quanto pare, la localizzazione giapponese. In quanti giapponesi giocano a sto gioco? È una domanda che mi pongo e che pongo a voi. Secondo voi quanti giapponesi giocano? 2? 3? Boh, sarebbe bello scoprirlo, sarebbe bello scoprirlo. Andiamo però a vedere in realtà quello che l'altra patch, quindi la patch successiva alla 1.3, dovrà introdurre in questo titolo. Iniziamo quindi con le prossime aggiunte, che già da questo si capisce dove vuole andare questo gioco e soprattutto che direzione vuole prendere. Secondo me è una bellissima direzione che aumenterà sensibilmente quello che è realmente Ant Showdown, portandolo veramente a un livello successivo enorme. In realtà queste sono aggiunte che erano già state dette nell'Early Access quasi un anno fa, se non di più, e che finalmente si spera che quelli della Crytek si diano una svegliata e si diano anche una mossa per portarle. Iniziamo con il crossplay per i ragazzi di Xbox e PS4, quindi avrete molti più giocatori contro cui combattere. Ovviamente non ci sarà il crossplay su PC perché
ragazzi, con tutta la buona volontà che potete avere, non potete competere con mouse e tastiera in questo gioco. Introdurranno, e qui sarà felicissimo il mio amico Slade, che magari riprenderà in mano il titolo, la doppia pistola. Quindi avere due pistole sarà veramente una figata pazzesca. Io sono sicuro che vedrò un sacco di persone con le doppie pistole in mano. Secondo me sarà un tratto che bisognerà sbloccare per avere la doppia pistola, quindi vedremo poi come la introdurranno. Ovviamente queste due versioni, queste due aggiunte, sono chiaramente delle community request, quindi delle richieste da parte di community. Ci saranno finalmente, qui introdurranno le munizioni customizzabili, quindi potremo modificare le munizioni, magari crearne di esplosive, magari crearne di infiammanti, traccianti. Ce ne saranno probabilmente diversi tipi, non si sa ancora, non hanno mai detto nulla su questa cosa, era nell'aria, vedremo come la vorranno mettere giù. Introdurranno delle nuove abilità in base al livello, per intensità di sanguinamento, fire e poison damage. Questo probabilmente andrà ad influire sulla customizzazione delle ammo, quindi ci sarà un sistema livelli, probabilmente di abilità, non si sa, anche qua aspettiamo qualche live di spiegazione. E ovviamente qui, per i più, diciamo, incalliti giocatori di Hunt Showdown, la customizzazione dell'outfit, quindi del vostro Hunter. Game mod, si va a parlare di solo PvE mod, quindi è già una cosa introdotta, già detta in precedenza, non da questa roadmap, ma in realtà è già fuori da almeno tre roadmap precedenti. Quindi è un update che viene considerato oramai da un bel po' di tempo, ed è una community request tra le altre. Non si sa come verrà introdotto, non si sa veramente nulla di questa nuova modalità, che plausibilmente sarà la mia preferita, perché io nel PvP faccio cagare, l'ho già detto e lo ripeto, quindi non chiedetemi consigli su che cosa fare, come essere più bravi, perché non lo so, vi posso dare consigli solo ed esclusivamente per il fatto che ho giocato da quando questo titolo è andato in Early Access, quindi un po' di esperienza ce l'ho per quella parte, non per la parte pro. Ma comunque, parlando del PvE mod, bisognerà vedere come lo introdurranno. A parere mio sarà uno standalone, quindi o un rimanere in vita contro orde di mob, oppure a parti, stessa identica cosa, fino ad arrivare ad un boss, ad uccidere un boss. In realtà il PvE mod, il gioco in sé, Hunt Showdown, era stato pensato in PvE mod, quindi a parte in PvE mod, potete trovare su YouTube il video di presentazione del 2006, credo. L'avevo postato sul gruppo di Facebook un bel po' di tempo fa, in cui si vedeva proprio il titolo Hunt Showdown come PvE mod, quindi una versione, diciamo, di Fortnite PvE, ma per Hunt Showdown, quindi prima persona, con le orde di zombie che arrivavano, fino ad arrivare poi a un boss e bisognava rimanere in vita. Molto bello, vedremo come lo introdurranno. Fatemi sapere più che altro voi che cosa ne pensate, perché è una cosa che mi interessa particolarmente, e mi interessa soprattutto che cosa ne pensate voi di questa versione PvE. Passando oltre, andiamo veloci perché queste sono opzioni di miglioramenti generali, quindi miglioramenti vari ed eventuali delle leaderboard, la possibilità di usare Legendary Hunter nelle quick play, gli outfit modificabili nelle quick play, i replay delle missioni vari ed eventuali, quindi queste sono tutte introduzioni che tra le altre sono richieste dalla community per la maggior parte. E si spera che le introducano, perché sono veramente molto comode. La quick play, soprattutto su PC, non so su console quanto può andare, ma la quick play su PC è una delle più giocate, quindi speriamo che queste opzioni in realtà arrivino magari in un update 1.3.1, piuttosto che aspettare proprio un update molto più grosso che le vada ad introdurre.
Parliamo quindi della ciccia, quindi Arsenale e cast. Bene, qui come al solito, nuove Legendary Weapon, perché oramai le Legendary Weapon spopolano. Nuove armi e soprattutto nuove varianti uniche delle armi, nuovi sandbox e nuovi tratti. Qui come al solito negli update molto grossi vanno ad introdurre parecchia roba, in realtà in quasi tutti gli update introducono qualcosina, negli update molto grossi di solito aggiungono dalle 4 alle 10 armi all'interno del gioco, quindi ci saranno veramente veramente parecchi update. Vedremo che cosa introdurranno, sperando che non siano altre armi come quelle che hanno introdotto, perché veramente siamo oberati, sarebbe più carino avere delle armi come fucili a pompa nuovi o comunque armi, per esempio, che vadano ad introdurre le doppie pistole, quindi magari nuove pistole, nuove aggiunte di pistole particolari proprio per averne due in mano. Per quanto invece riguarda il cast, e qui probabilmente tutti lo stiamo aspettando da un bel po', ci sarà il quarto boss, quindi non solo i tre esistenti ma ne verrà introdotto un quarto, e qui si apre il sondaggio: quale volete? Quale sarà? Idee? Avete idee? Secondo me sarà la strega, o la strega o un animale particolare tipo un lupo o cose di questo genere. Più plausibilmente la strega, perché era già stata vista in qualche video di presentazione di Ancho Down prima ancora che ovviamente uscisse, ed è una questione che è una richiesta della community, e molti dei disegni dei bot, delle bozze che sono state fatte dalle persone della community introducono proprio una strega volante fluttuante tipo uno spettro. Vedremo voi che cosa ne pensate, quale vorreste. Ovviamente poi andranno introdotti nuovi Legendary Hunter e saranno implementati e probabilmente inseriti, e qua continuano a scrivermi, nuovi ovviamente nemici da combattere. Chiedo venia per i chwip di WhatsApp, ma io sono lombardo e milanese e ovviamente tutti i gruppi di WhatsApp che ho mandano costantemente minchiate sul coronavirus, quindi mi scuso per questi chwip che avete sentito. Non li dovreste più sentire perché ho messo in silenzioso, quindi non dovrebbero più romperci le balle fino a fine video. Detto questo, abbiamo parlato del nuovo boss, abbiamo parlato delle nuove armi, nuovi Legendary Weapon, nuovi mobbettini del cazzo. Ebbene, ovviamente tutto questo verrà introdotto, ma questa è già stata detta anche nella live, nelle live precedenti, una nuova mappa. Quindi la terza mappa per quanto riguarda Ancho Down, finalmente, secondo me, per essere un gioco totalmente completo ci vorrebbero 5-6 mappe su cui poter giocare, e che introducano veramente un bel po' di roba. Quindi vedremo che mappa introdurranno, tra l'altro è una community request, quindi non si sa in realtà dove andremo a parare. E ovviamente un nuovo time of day, quindi come nella 1.3 vedremo se verrà introdotta nella 1.3 o negli update successivi un nuovo tempo del giorno, quindi che cazzo ne so io, crepuscolo, tempesta, vento, non si sa. Qua io sono veramente curioso di sapere queste due cose, come nella 1.3 le nuove condizioni meteo, e vediamo un attimino dove i ragazzi della Crytek andranno a parare. Sono veramente molto curioso, anche perché la mappa 2 che era uscita e che ovviamente tutti noi stiamo giocando, a me sinceramente non è piaciuta moltissimo. Quindi vedremo che cosa introdurranno nella mappa 3 di così caratteristico. Ultime tre cose che in realtà dovrebbero essere tipo migliorative e ottimizzazioni per quanto riguardano le versioni del gioco. Chiaramente le performance andranno ad ottimizzare la CPU, perché Ancho Down praticamente sfrutta le CPU come se non ci fosse un domani, considerando che io che ho un computer abbastanza decente e che ho una 2080, la 2080 si stiracchia quando apre questo gioco, la mia CPU va quasi al 100%, quindi ok, speriamo che sistemino anche queste cose e usino meno CPU per far girare questo gioco. Per quanto riguarda l'audio, è sempre in aggiornamento l'audio di questo gioco, perché è fondamentale,
ma dovreste averlo capito tutti, e di conseguenza dovrebbe raggiungere il reverb pass, quindi il riverbero dei passi, alcune canzoni nei grammofoni, che, nei grammofoni, che troverete in giro per la mappa e che potrete attivare, e ovviamente introdurranno anche il Book of Song. Questa qua è una community request, cioè un libro dove ci saranno all'interno tutte le canzoni, canzoni che in realtà potete trovare tranquillamente su YouTube, ma anche nelle cartelle del gioco, quindi problemi non ce ne sono. Ultime, ultimissime, e qua è la cosa che stiamo aspettando e che la community richiede da non si sa neanche quanto tempo, e sono due. Togliamoci subito il pensiero che vorranno implementare la localizzazione, il tempo della sessione, ok? Quindi non ce ne frega il cazzo di quella roba lì, ma quello che ci interessa sono i live event e soprattutto le custom lobby. Questa è la cosa che la community richiede di più di tutti, perché Hunter Showdown è un gioco che, a parere mio, ma credo sia un parere molto diffuso, vale molto soprattutto per quanto riguarda i tornei, e quindi la possibilità di fare tornei custom lobby e poter giocare magari con le community, quindi magari community italiane, spagnole, francesi, tedesche, o comunque fare tornei anche per quanto riguarda ESL o comunque tornei privati, in cui finalmente si possono diciamo tirare e stilare delle belle classifiche sui giocatori migliori delle proprie nazioni. Speriamo, perché le custom lobby, secondo me, daranno una spinta molto più forte di tutto quello introdotto fino ad ora. Veramente sarà molto molto più forte, perché ovviamente i tornei portano molta più visibilità per quanto riguarda i giochi, e soprattutto sono anche molto più streamabili, quindi potrebbero esserci anche dei commenti, live event. C'è parecchia cosa attorno a quello che sono le custom lobby che si potrebbe introdurre, che questo gioco fino ad ora non ha male potenzialità di fare. Bene, questa è la roadmap che è andata a ad aggiornarsi il 25 febbraio. Plausibilmente si aggiornerà ancora dopo la 1.3, o comunque con l'introduzione di nuovi patch della 1.2. La 1.3 in teoria dovrebbe essere a breve, credo per marzo introdurranno la 1.3, e poi si passerà alla 1.4, che probabilmente introdurrà parecchio di quello che noi abbiamo detto fino ad ora. Bene, fatemi sapere voi nei commenti che cosa vi piacerebbe che introducessero prima di altro, e magari di tutte le domande che vi ho posto io durante il video, fatemi sapere voi le vostre preferenze. Il video è finito, vi ricordo di seguirci su Mixer durante la settimana, trovate il link in descrizione, e vi saluto con il solito GG a tutti quanti.